Presidente, oggi per Borgomanero una tappa importante sul percorso che parla di più assunzioni, più posti letto e più fiducia nella sanità, grazie a questo protocollo d'intesa che poi non è un protocollo ma è qualcosa di concreto e di reale. Beh, è un contratto con un assegno che abbiamo staccato oggi in favore del Comune di Borgomanero per il tramite dell'azienda sanitaria. Un assegno da 26 milioni e mezzo che serve per costruire 8.000 metri quadri nuovi, un nuovo ospedale, un nuovo padiglione ospedaliero di 8 piani, all'interno del quale ci saranno nuove sale, nuovi macchinari, nuove strutture per curare le persone, perché il diritto alla salute deve essere uguale per tutti i cittadini del Piemonte, che abitino in un comune come Torino oppure in uno dei comuni tanti del nostro meraviglioso Piemonte, e specialmente in quelle aree del Piemonte come questa che avevano patito in passato quello che si chiamava il torinocentrismo, cioè il fatto che per chi governava questa terra il Piemonte finiva a Moncaglieri, quelli più evoluti arrivavano anche fino a Carmagnola, ma quella era l'ottica di ragionamento complessivo. Noi invece crediamo che Torino è importantissima, è la nostra capitale e la amiamo, così come amiamo però tutti i comuni del Piemonte. E oggi siamo qua a restituire il diritto alla salute ai cittadini di Borgomanero e della provincia di Novara. Spesso sentiamo dire che il Presidente ama soprattutto le Langhe, sarà anche vero, però ha dimostrato in questi anni che il territorio è piemontese ovunque. Beh, io amo le Langhe perché è casa mia, è la mia terra, è la terra del mio papà, della mia mamma, dei miei nonni, perché io di mestiere faccio l'imprenditore agricolo, è un'azienda agricola importante nel settore corilicolo, cioè delle nocciole, quindi non potrei non amare la mia terra, ma la amo come amo il Piemonte. Quando faccio il governatore tutti i territori sono uguali, e specialmente però quei territori come la provincia di Novara che hanno sempre pagato tanto e ricevuto poco. Questa è una provincia che ha sempre pagato tante imposte, con tante attività produttive, con tante lavoratrici e lavoratori che hanno davvero dato sempre un contributo importante con la loro fatica, col loro lavoro, col loro sudore nelle casse dello Stato, nelle casse della Regione, e hanno sempre visto poco. Ecco, oggi avviene quella restituzione, i soldi ritornano qua e ritornano per curare le persone malate, che credo sia la cosa più importante che dobbiamo fare sempre. Turismo, cultura sono aspetti importanti, non solo veramente, ma comunque importantissimi per sviluppare l'intera regione. E la viabilità, la pedemontana, la galleria di Omegna e tutte le opere che si stanno progettando o che sono in via di realizzazione. Sì, sono in via di realizzazione e soprattutto sono state sbloccate. Noi avevamo trovato un Piemonte fermo dalla TAV, per dare un'idea, all'Asticuneo, alla Pedemontana, alla Novara Vercelli, tutte opere di cui in alcuni casi si parlava come sogni e in altri casi erano lì che dormivano in un cassetto di qualche ministero. Abbiamo messo in sicurezza la Pedemontana, perché la Pedemontana ha avuto lo stanziamento delle risorse che sono state spostate sull'anno prossimo in modo da non rischiare di perderle, e quindi i lavori possono andare avanti e possono finalmente procedere. Abbiamo riaperto, seppur parzialmente, la Galleria di Omegna, ma guardate che è già un risultato straordinario, perché prima era totalmente chiusa. Qualcuno mi ha detto oggi è parzialmente aperta, sì, ma prima era totalmente chiusa, quindi tra totalmente chiusa e parzialmente aperta, credo che parzialmente aperta dimostri il fatto che ci abbiamo messo impegno e determinazione. Era chiusa da 6 anni questa galleria, noi stiamo adesso lavorando perché la messa in sicurezza complessiva possa permettere la riapertura a doppio senso, ma per il momento comunque c'è, esiste e ha creato un grande sollievo per il traffico, per la viabilità e per l'inquinamento di Omegna, ma anche, diciamo, facilitazioni per tutti i turisti che vengono sul nostro territorio. Senza dimenticare la ciclopedonalizzazione del Lago Maggiore, 10 milioni di euro stanziati per questo territorio. Senza dimenticare, lo voglio citare, Gravellona Toce, a metà novembre si apre il palazzetto, quella era un'altra opera bloccata, ferma, che abbiamo trovato così e che abbiamo concluso. L'auditorium di Omegna, per rimanere nel tema di Omegna stessa, l'assessore Marnati sta seguendo con Monte Rosa la progettazione della funivia di Stresa per andare a recuperare quella grande tragedia che abbiamo subito come Piemonte, ma che però ci impone di guardare avanti con una prospettiva. Per cui davvero tante cose fatte, tante cose importanti che io credo testimonino il fatto che l'attenzione per noi in Piemonte è che tutti i cittadini sono uguali ovunque abitino nella nostra regione.
Sindaco, l'ospedale di Borgomanero è il fiore all'occhiello della città ed è una cosa importante per tutto il territorio. Ecco, adesso con questo ampliamento notevole lo diventa ancora di più. Sì, sicuramente, ma non sarà solo per quanto riguarda la città di Borgomanero, ma per l'intero territorio. Lo dicevo prima, se guardiamo solo alcuni dati, al pronto soccorso quest'anno ci sono stati 46.900 accessi, sono veramente tantissimi. E questo perché? Perché ormai l'ospedale di Borgomanero è diventato un punto di riferimento per il territorio, per la zona. È chiaro che questo comporta poi avere dei tempi di attesa un pochino più lunghi, tutte queste cose. E l'obiettivo dell'ampliamento dell'ospedale, di questo importante ampliamento dell'ospedale, perché quando si parla di 26 milioni e mezzo di euro non si parla solo della struttura, ma si parla di tutto ciò che verrà inserito nella struttura, quindi attrezzature nuove, che lo renderà sicuramente molto più appetibile. Quindi questa è la speranza che noi abbiamo, è anche quella di far sì che arrivino medici nuovi, visto che ci sono strumentazioni completamente nuove, adeguate al tempo, moderne, diciamo il nostro ospedale, pur essendo un ospedale non di grandi dimensioni confronto agli ospedali di Inter Milanese o Torinese, però comunque un importante ospedale dove diventi anche motivo di attrazione appunto per avere del personale formato e di alta qualità del quale abbiamo bisogno. L'ospedale di Borgomanero si trova nel centro della città, la nuova ala, questo nuovo edificio che nascerà entro pochissimi anni, quali ricadute avrà sulla città? E in modo particolare sui parcheggi e sulla viabilità. Infatti noi da quando abbiamo saputo che partivano l'iter per l'ampliamento dell'ospedale, quando abbiamo avuto delle certezze, insomma, abbiamo cominciato a lavorare realizzando chiaramente il sottopasso. Oggi siamo pronti a uscire in gara con il ponte sul torrente Agonia e poi cercheremo degli spazi per ampliare i parcheggi, tipo l'ex struttura Autocusio, piuttosto che l'ampliamento del parcheggio del salvo d'acquisto dove sono i carabinieri. Perché questo? Perché chiaramente se noi ampliamo l'ospedale abbiamo bisogno di nuove viabilità, dove oggi intorno all'ospedale la viabilità veramente lascia il tempo che trova, e quindi cercheremo di realizzare tutte queste strutture in tempi infrastrutture in tempi brevissimi. Tra l'altro posso già darvi delle date, che entro fine 2025 la viabilità intorno all'ospedale sarà completamente nuova, quindi un collegamento anche importante tra la 142 e la 229 del Sempione, che bypasserà insomma il centro della nostra città e darà una ampia possibilità all'ospedale e soprattutto ai mezzi di soccorso di interagire senza avere ostruzioni come il Ponte Araldo, un piccolo ponte a senso unico, tutte queste cose. La seconda operazione importante è quella dei parcheggi, ci stiamo lavorando in modo serio stamattina con il presidente Cirio, che ringrazio veramente per tutto quello che sta facendo lui e la sua giunta. Abbiamo appunto affrontato alcuni ragionamenti per quanto riguarda le aree a parcheggio. Dottor Cusinato, il suo reparto nefrologia e dialisi cambierà totalmente, insomma, per voi e per i pazienti con questa nuova struttura, con questo nuovo padiglione. Sì, questa opportunità è importantissima per il nostro reparto, per il reparto di nefrologia, soprattutto per il reparto della dialisi. 2 febbraio 1970, prima dialisi a Borgomanero, e dopo tanti anni abbiamo la possibilità di un rinnovo soprattutto strutturale. Oltre ad avere quindi le più alte tecnologie avremo anche dei luoghi adeguati. Questo è un momento molto importante, ritengo, non soltanto per il nostro reparto, ma soprattutto per il nostro ospedale e per il nostro territorio, e per dare risposte concrete ai bisogni di salute e di tutta la nostra popolazione. Assessore Marnati, il presidente ha lasciato spazio al suo assessorato, che sta muovendosi per portare a termine alcuni problemi, per rilanciare il Piemonte attraverso soprattutto una presidenza nuova che le è stata assegnata, quella della Regione Subrica. Sì, dimostra l'attenzione nei confronti di questo territorio, che è sempre stato considerato un territorio periferico rispetto
a Torino, dove c'è la sede della regione, in realtà il Piemonte ha tante eccellenze. Noi abbiamo un valore aggiunto che è quello del lago, dei laghi principalmente. Beh, c'è il Lago Maggiore, che è un lago internazionale, e qui nasce la presidenza dell'associazione, perché serve proprio per tenere insieme tre realtà, che sono quella piemontese, quella della Lombardia, ma soprattutto quella del Canton Ticino, che ha altre regole, è un'altra nazione. Quindi lì ci parliamo e portiamo avanti le tematiche che sono comuni, tra cui quello della valorizzazione della, soprattutto l'aspetto turistico del lago, dei laghi, perché anche il Lago d'Orta stiamo lavorando tantissimo tenendo in considerazione gli aspetti ambientali, che è il perno, ma tutto attorno c'è il turismo, l'industria, il commercio, la mobilità. A breve dovremo chiudere un intervento dove andiamo a recuperare un battello che navigava sul fiume Po, lo trasformeremo in un battello elettrico, quindi sarà il primo battello elettrico, totalmente elettrico, che girerà sul Lago d'Orta. Addirittura si dovrebbe anche autoalimentare, quindi non c'è neanche bisogno di utilizzare la corrente. E questo dà l'idea di come vogliamo investire su questo territorio, che ha un potenziale enorme per le sue bellezze, ma anche e soprattutto la capacità ricettiva che c'è da parte del territorio a investire. Quindi se uniamo investimenti privati a quelli pubblici, secondo me faremo la differenza. E quindi teniamo anche vicini i nostri vicini di casa, che sono appunto gli svizzeri e anche i lombardi, insieme con un unico obiettivo. I prossimi appuntamenti della Regione Subrica che interessano il Novarese o il VCO? Sì, proprio per questo motivo, tenendo insieme diciamo, i rapporti con la Svizzera, sono i fondi Interreg. Noi abbiamo lottato per tenere dentro anche la provincia di Novara e la provincia di Biella, perché non sono direttamente confinanti con la Svizzera, quindi la Commissione Europea voleva estrometterli. Invece abbiamo fatto capire che è importante, perché c'è una continuità del lago, del Ticino, comunque per noi, quindi sarebbe stato un peccato perdere la provincia di Novara. Oggi ci sono, quindi parte una nuova programmazione europea, ci sono più di 100 milioni di euro, e quindi la mia idea è quella di fare una sorta di riunione con tutti gli stakeholder, quindi il turismo, l'industria, chi si occupa di ambiente e mobilità, con chi direttamente andrà poi a gestire questi fondi e a creare i bandi. Quindi un'occasione per ascoltare il territorio direttamente in prima persona e non tramite magari un sito internet.